andiamo a vedere degli spunti organizzativi. Qui l'elenco è un pochino più lungo, però è importante perché può dare diversi spunti. Ci sono tante organizzazioni di lavoro diverse, tante definizioni di lavoro diverse, tante aziende che lavorano in maniera diversa. Non è detto che tutte queste cose possano essere agite e applicate all'interno della tua, della vostra azienda, ma sicuramente qualcuna di queste sì, e quindi andiamo a vederle. Rispetto a quanto detto sulla parte individuale, il primo punto è sicuramente quello di assegnare dei compiti equi. Vuol dire che il problema principale del lavoro d'oggi è che la maggioranza delle persone non crede che il compito che gli viene assegnato sul posto di lavoro sia effettivamente congruo alle sue competenze, al suo ruolo e alla sua professionalità, sia per difetto sia per eccesso. Quindi è fondamentale riuscire a capire lato datore di lavoro e anche lato professionista qual è o quali sono i compiti equi rispetto alle mie competenze e rispetto alla mia mansione. Punto numero 2, promuovere la cultura del supporto, ovvero promuovere un ambiente in cui si è liberi di poter chiedere aiuto, si è liberi di poter chiedere il supporto appunto del collega, del capo, del sottoposto, in modo che ci sia un'idea chiara che noi siamo persone messe lì per svolgere un ruolo, non siamo semplicemente dipendenti, non siamo semplicemente collaboratori. Non basta essere retribuiti per essere felici sul posto di lavoro, è necessario poter avere una rete di supporto, è necessario poter avere e vivere un ambiente che viene considerato di sostegno. Rispetto a questo discorso, siccome ho fatto riferimento a denaro, il punto numero 3 ha a che fare con offrire le risorse adeguate, sia in termini economici di riconoscimento, sia in termini di materiale, in termini di strumenti che sono messi a disposizione per permettermi di fare il mio lavoro al meglio. Quante volte ci viene chiesto di fare un compito, ma gli strumenti che abbiamo a disposizione, non in termini di nostre competenze, quelli che sono ad esempio sul luogo di lavoro, non sono congrui o non sono facilitanti rispetto al compito che viene svolto o al compito che dovrebbe essere svolto. Punto numero 4 e punto numero 5, flessibilità e pause. La pandemia ha sicuramente cambiato il ritmo e l'organizzazione del tempo sul lavoro. È sicuramente una cosa interessante, stavo leggendo un recente studio in cui molte persone sono state, ad esempio, disposte a ridurre il proprio stipendio pur di poter lavorare da casa, e questa è una scelta, però la dice lunga su come l'aspetto economico non è spesso la parte più importante nello svolgere un lavoro, e che uno dei valori principali o comunque dei benefit principali che le persone percepiscono all'interno delle organizzazioni è quando questa organizzazione dà una certa flessibilità individuale. Qui nasce il punto che ho appena detto, flessibilità e promozione delle pause, cioè ragionare molto più in termini di obiettivi e di organizzazione autonoma del lavoro, quindi rendere flessibile il lavoro, piuttosto che invece mantenere, se non necessario, un ambiente statico dove la persona sa che dalle 8 alle 5 deve essere lì e da lì non si può muovere. La seconda cosa è la promozione delle pause, nel senso che qua ci sono tutta una serie di studi che possiamo andare a citare. Il nostro cervello dovrebbe sostanzialmente ogni oretta fare una pausa di un 10 minuti, un quarto d'ora circa, perché è il tempo necessario al cervello, uno, per non sovraccaricarsi, due, per potersi rigenerare, riposare. Fare le pause, ad esempio a fine giornata, o decidere di saltare la pausa pranzo per portarsi avanti nel lavoro, sul breve periodo magari può generare un aumento della produttività, sul lungo periodo genera un crollo della produttività, perché la pausa è esattamente ciò che ci serve per poter tenere alta l'attenzione, per poter mantenere alta la produttività. Punti 5, 6 e 7, mi sembra che siamo arrivati lì, hanno a che fare con il riconoscimento, la promozione del benessere e lo sviluppo personale. Nel senso che alcuni degli aspetti più importanti nel benessere all'interno di un'organizzazione, di un'azienda, ha a che fare con il riconoscimento dei meriti, il premio, se vogliamo così, e di nuovo qui non deve essere un premio necessariamente economico, ma
il riconoscimento di qual è il valore che la persona porta all'organizzazione, qual è il contributo che la persona porta all'interno dell'attività. La promozione di programmi di benessere. Ad esempio, adesso si sente sempre più spesso parlare di welfare aziendale, di servizi per i dipendenti. Sono tutte cose estremamente importanti perché permettono anche di vivere o avere una connessione con l'ambiente lavorativo in un contesto diverso. Ci sono aziende che promuovono corsi di yoga, palestra, piuttosto che delle esperienze o delle scontistiche su determinate esperienze. È una cosa molto interessante perché ti permette alla persona che lavora all'interno dell'azienda di vedere l'azienda anche da un punto di vista diverso e vedere i colleghi, ad esempio, da un punto di vista diverso. Ultimo punto, il 7 se non sbaglio, ha a che fare con i programmi di sviluppo personale, ovvero tu datore, tu responsabile, tu capo. Ti sei mai chiesto a cosa ambisce la persona che lavora per te? Quali sono gli obiettivi? Quali sono i desideri? Che cosa vuole diventare? E hai stilato insieme a lei dei programmi di sviluppo, cioè dove vogliamo arrivare, come vogliamo arrivarci, come il lavoro che stiamo svolgendo insieme ti potrà aiutare o permettere di raggiungere i tuoi obiettivi personali. Questi sono tutti degli esempi, ok? Ho provato a sintetizzare un discorso che probabilmente avrebbe richiesto ore in qualche minuto, sia da un punto di vista individuale sia da un punto di vista organizzativo. Non vuole essere esaustivo, ma vuole dare degli spunti, vuole dare degli argomenti di riflessione. Ognuno di questi punti che ho citato può essere preso, esploso, ci si può parlare sopra ore, si può calare perfettamente nella pratica professionale sia da un punto di vista individuale che da un punto di vista organizzativo. Ce ne sono degli altri. Se ti interessa questo argomento, ti chiedo di scrivermi le tue opinioni, considerazioni, i punti mancanti nei commenti qui sotto, così da facilitare la discussione e promuovere questo tipo di cultura. Ti invito inoltre a iscriverti al canale e attivare la campanellina così da rimanere aggiornato o aggiornata su tutte le novità. A presto!